Non c'è pace per una delle più importanti manifestazioni dell'estate romana, classificatasi al secondo posto del bando comunale tra gli eventi estivi e costretta ogni anno a cambiare location. Infatti, nonostante gli 8 anni di attività, il Gay Village è a rischio di apertura per cavilli burocratici sempre più difficili da scalare. Ormai un campo di battaglia tra l'amministrazione capitolina, che vuole che la manifestazione abbia luogo, e il PD, che con l'esposto di alcuni suoi esponenti mette a rischio lo svolgimento della stessa. Ho voluto puntualizzare che le iniziative che stanno mettendo a rischio la manifestazione sono dovute a una consigliera municipale del PD. Ho sottolineato questo aspetto per dire che non c'è nessun atteggiamento pregiudiziale, neanche nascosto, per cui l'amministrazione comunale ha fatto tutto quello che era in suo potere, anche oltre gli aspetti amministrativi, cioè c'è anche un peso politico che noi stiamo spendendo, che esistono dei problemi che derivano non dalla nostra amministrazione ma dall'amministrazione dello Stato, che sono eccitati dalla iniziativa di un comitato di quartiere guidato da un esponente del PD. Lavoreremo insieme agli organizzatori del Gay Village per individuare una location che possa essere quella stabilmente, con la certezza che non crei nessun tipo di problemi. Sarebbe un danno come qualsiasi altra manifestazione di quelle ormai entrate nel patrimonio di questa città, quindi questa è una delle tante importanti manifestazioni, quindi sicuramente sarebbe un danno. Poi, per il contenuto della manifestazione, questo avrebbe un sovrappiù, diciamo, di verve polemica, del tutto legittima peraltro, e quindi sì, è certo che tutto quello che crea disturbo al normale svolgimento delle cose crea un danno. Ha dichiarato un deluso assessore Umberto Croppi. Per quest'anno il problema sembra essere l'esposto di una consigliera municipale del PD che capeggia la rivolta di alcuni residenti che non vogliono manifestazioni nei parchi dell'Eur e hanno trovato nella sovrintendenza, evidentemente molto sensibili alle istanze del Partito Democratico, un valido alleato. Perché allora permettere alla società Eur SPA di lucrare sull'area verde se la sovrintendenza non vuole? Come mai sembra essere il solo Gay Village a rischio mentre altre manifestazioni hanno preso il via nello stesso luogo? Prova a risponderci la madrina, nonché involontaria legale del Gay Village 2009, Anna Bernardini De Pace. È molto casuale, ma sono molto contenta di questo, perché secondo me è una battaglia civile che merita impegno e attenzione. È proprio brutta l'indifferenza e questa snobistica tolleranza che c'è nei confronti dei gay, soprattutto non è rispettosa della Costituzione e di tutti i nostri diritti. Domani, in ogni caso, la manifestazione prenderà, a detta dell'organizzazione, il via. Noi apriremo, l'assessore sarà con noi e sono pronta anche ad essere, cioè io sono pronta alla disobbedienza civile e bene, portatemi in galera, non c'è problema. Diciamo con orgoglio che l'amministrazione si sta comportando benissimo e siamo molto soddisfatti dell'impegno. Pensate a qualche forma di protesta? Occupiamo lo spazio, siamo lì, occuperemo lo spazio, rimaniamo lì e rimarremo lì fissi.